Partiamo cari amici, eh, come al solito se non mi conoscete eh, andate sul canale YouTube Alberto Cacciananza, cliccate sulla campanella per vedere poi tutti i video e ripeto sempre guardate i video da un'ora e mezza a due ore vi raccomando e prendete appunti perché se ascoltate basta, l'informazione non rimane dentro, quindi prendete sempre degli appunti. Che tutto poi rimane lì. Oggi parlerò degli immortali e dell'angelo della pace. Degli immortali, perché avranno un ruolo importantissimo in questi tempi perché contribuiranno a riportare la luce in questo mondo governato dal male e dall'anticristo. Io ho riconosciuto 17-18 di questi immortali che sono tornati sulla Terra. Praticamente questi immortali sono dei personaggi descritti nel Vangelo, nei testi sacri, e adesso sono qui, sono presenti in mezzo a noi. E adesso voi mi direte, sì, e tu come fai a sapere chi sono questi immortali qua, immortali qui, chi ti credi di essere? Vi spiego. Allora... Voi sentite comunque? Si sente? Vabbè che ho la voce abbastanza alta. Allora vi spiego, gli amici superiori mi hanno dato dei segni per capire chi sono e poi devi avere anche un certo tipo di intuito. Cioè se tu conosci a memoria il Vangelo, la Bibbia, sai tutto quello che sta succedendo, ascolti tutto, sai tutto ti ricordi tutto, ma gli amici superiori non ti danno dei segni e tu sviluppi un non sviluppi un certo tipo di intuito, non li riconosci. Comunque io li ho riconosciuti e vi spiego, dovete entrare nell'ottica delle vite parallele. Faccio subito un esempio per capire. Io ho riconosciuto Geremia tornato sulla terra, Geremia tornato sulla terra, cioè... Vi spiego, un ragazzo di 21 anni circa sardo della Sardegna guarda i miei video, allora mi contatta, mi manda dei messaggi eh, vocali su Whatsapp e questo ragazzo è molto diverso dagli altri ragazzi e mi sto facendo un complimento naturalmente, beato lui, è molto diverso dagli altri e in questi messaggi vocali mi dice sarebbe bello... Eh, io, quando guardo le stelle, mi incanto, riesco a distogliermi da tutti gli altri pensieri. E sarebbe bello viaggiare con questi carri di fuoco che hai descritto tu negli incontri eh, da una stella all'altra. E poi mi ha detto: sarebbe bello vivere in un mondo eh, dove c'è la pace, viviamo tutti come in una grande famiglia, ci aiutiamo tutti l'un l'altro a vicenda. Sarebbe bellissimo, mi ha detto. Io gli ho detto, beh, ma <ride> questo mondo arriverà, tu hai visto i miei video, lo sai che questo mondo arriverà, però prima avviene una purificazione terrificante e agghiacciante, però poi questo mondo arriva. Poi in questi vocali, però, questo mio amico ha lanciato molte lamentele nei confronti di Dio. Cioè, che cosa mi ha detto? Io ho parlato sempre di Dio ai miei amici, vi dicevo di non bestemmiare, i miei amici mi prendevano in giro, sono stato isolato a causa di Dio, perché parlavo di Dio, sono rimasto da solo, ho perso tutti gli amici a causa di Dio. E Dio non può maltrattare così i suoi figli, non li può trattare così male. Io non credo più in Dio, io adesso non parlo più di Dio, ho chiuso con Dio, così. Quando lui mi diceva... Eh, non parlo più di Dio e tutto, che era arrabbiato con Dio, io gli dicevo guarda che tu ti stai lamentando, stai provocando Dio, ma dentro di te c'è ancora amore per Dio, io ti capisco, riesco a leggerti, infatti era proprio così. Allora, ascoltate il segno, io una domenica... Sono andato a messa alla chiesa di San Michele Arcangelo. No, no, a Cremona. Di San Michele Arcangelo a Cremona. All'ingresso di questa chiesa c'è una ragazza che dà sempre i fogli sulle letture no, della messa domenicale, lo sapete. E io dico sempre di no, 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 lascia stare, non mi interessa. Quella domenica lì invece ho detto a questa ragazza che mi ha dato il foglio, sì va bene, grazie, dammi il foglio. Io mi siedo, vado sul banco, mi siedo e comincio a leggere questo foglio. E vi ho fatto la foto di questo foglio che avevo letto. E c'era il passo di Geremia. Geremia 20, mi hai sedotto, signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me. Ognuno si fa beffe di me. Quando parlo devo gridare, devo proclamare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me motivo di obrobrio e di scherno ogni giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più in suo nome ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Io in chiesa, quando ho letto questa lettura, ho detto, ma è lui, questo qua è il mio amico della Sardegna, è lui. Allora sono tornato a casa, ho contattato questo mio amico e gli ho detto, gli ho raccontato che sono andato in chiesa, che ho letto questo, questo foglio. E gli ho detto, tu sei Geremia tornato sulla terra, sei tu. Adesso leggiti la storia di Geremia perché guarda che sono sicuro, sei tu tornato sulla terra. E io questi discorsi glieli posso fare perché è un ragazzo avanti, un ragazzo che può capire queste cose. Niente, il giorno dopo questo ragazzo mi chiama e dice, caspita, ma sono io, questo Geremia è uguale a me sono io. Infatti... Infatti, altro particolare, lui, questo mio amico, nelle sue lamentele nei confronti di Dio diceva questo: Io, io amo una ragazza, sono innamorato di questa ragazza, eh, però eh, questa ragazza l'avrei trattata bene, l'avrei sposata, l'avrei portata in giro per il mondo a viaggiare, l'avrei amata tanto questa ragazza, però adesso questa ragazza è dall'altra parte dell'Italia e col passare del tempo si è fidanzata con un altro. Neanche una gioia mi dà Dio, neanche una grazia mi dà Dio. Infatti Geremia doveva nella sua storia... Doveva sposarsi con una donna e non si è sposato con questa donna. Allora ho proprio capito, ho avuto l'ulteriore conferma che lui è Geremia tornato sulla terra. Quindi vite parallele: vite parallele, quello che hanno fatto nel passato, bene o male, lo fanno anche nel presente, è importante. Poi ho riconosciuto Giovanna d'Arco. Non è una favola e non è una fantasia. Ho riconosciuto Giovanna d'Arco ritornata sulla Terra. Come successo? Un giorno un signore mette un'immagine di Giovanna d'Arco eh, in un gruppo di Whatsapp. Questa immagine però è leggermente diversa dalle immagini di Giovanna d'Arco che di solito si trovano su Internet. Allora ho osservato bene questa immagine e ho detto, caspita, ma questa qui è quella ragazza che vedo su internet, è uguale identica. Io non conosco di persona questa ragazza, però ehm, la vedo su internet ogni tanto e l'immagine, questa immagine di Giovanna d'Arco è uguale identica a quella ragazza lì. Allora, sapendo dei ritornati, scrivo il suo nome, il nome di questa ragazza su internet, su Google. E mi appare un video che è intitolato All'incirca ci, ci avete bruciato vive. E infatti Giovanna D'Arco era stata bruciata viva. E lì, proprio mi si è accesa la lampadina, ho capito che era veramente lei. È una ragazza molto forte, molto guerriera. Eh? State sempre nell'ottica delle vite eh, parallele. Ho riconosciuto altri mh, 16, 17, 18 di questi eh, ritornati sulla terra, cioè so chi è San Paolo, so chi è Elia, so chi è ehm, Re Davide, qualche moglie di Re Davide, ho riconosciuto eh, il profeta Sila, ho riconosciuto San Luca, la Maddalena, ne ho riconosciuti un po' e qualcun altro. Sono tutte persone. Ehm, sono dei guerrieri, dei guerrieri estremamente sensibili, sono molto sensibili e non pensate che siano dei pulitini: eh? dei pulitini che parlano tutti in un modo garbato. No, commettono anche loro i loro peccatucci, hanno i loro difetti caratteriali, e eh, visto che non sono del loro mondo, ogni tanto gli capita che cascano nel periodo di depressione perché non sono nel loro mondo comunque sono dei guerrieri tutti quanti dei guerrieri e sono molto molto sensibili cominciamo a vedere i messaggi mariani che ci sono in varie parti del mondo che cosa ci dicono carbonia Sardegna 2011, i profeti di un tempo vi raggiungeranno e vi prenderanno per mano e gli apostoli saranno con voi e vi, vi riconoscerete e sarete un qual solo e un'anima sola con il vostro Dio creatore. Luz de Maria Argentina 2015, gli uomini saranno soccorsi dai loro compagni di cammino che sono sempre... <coughs> che sono sempre stati presenti nel corso della storia dell'umanità. Ed ancora una volta loro che vivono nella volontà divina interverranno. Cioè i profeti di un tempo, San Paolo, Elia, eh, San Giovanni, San Luca, sono presenti qui sulla Terra. Con un corpo in carne ed ossa sono uomini e donne che hanno un corpo in carne ed ossa, ma un corpo diverso da quello che avevano 2000-3000 anni fa e si manifestano nell'arco della storia per aiutarci, nell'arco della storia. Quindi, si sono manifestati più di una o due volte nell'arco della storia. E vi faccio subito un esempio per capire. Matteo 17 Allora i discepoli gli domandarono: Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli risponde: Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto, è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi l'hanno trattato come hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire però per opera loro. <coughs> allora i discepoli compresero che egli parlava di Giovanni il Battista. Malachia 4. Ecco, io invierò il profeta Elia, prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Quindi Elia si è manifestato la prima volta nell'800 circa a.C., e poi Elia si manifesterà ancora in futuro prima del giorno terribile del Signore, prima della seconda venuta di Gesù. E adesso sta tornando Gesù. Quindi Elia è qua presente sulla terra. Poi Gesù in Matteo 17, che cos'è che ha detto? Che cosa ha detto? Elia verrà prima del giorno terribile del Signore per ristabilire il ogni cosa ma Elia è già tornato e voi non l'avete riconosciuto e gli apostoli allora ha ca hanno capito che Gesù stava parlando di Giovanni il Battista quindi Elia è scritto qua eh? quindi Elia nel Vangelo è scritto che si è manifestato tre volte nell'arco della storia la prima volta nell'800 a.C. La seconda volta nell'anno zero, tramite Giovanni il Battista. La terza volta oggi. Quindi, lo spirito di Elia si è manifestato nell'arco della storia tre volte con tre corpi diversi. E adesso Elia è qui e l'ho riconosciuto: è uno di quelli che ho riconosciuto. Carbogna. 2010. La vita attuale non vi appartiene. Voi siete stati scelti per me fin dall'inizio dei tempi. Il vostro cuore è stato messo nella mia casa e i vostri nomi sono scritti in cielo. 1 Corinzi. Il Signore scelse un pugno di uomini per instaurare il suo regno nel mondo. Ok? Trevignano romano, le conoscete tutti queste apparizioni qua a Roma. 2021. Cari figli, questo è tempo della giustizia. Figli, quanto sarà bello il mondo rinnovato. Quando tutto sarà finito, vedrete che i, i cieli e la terra avranno una luce meravigliosa, dove vigerà solo la pace e l'amore. Quindi, sin dall'inizio... Sin dall'inizio dei tempi Dio ha scelto degli spiriti, delle persone come San Paolo, San Pietro, Giovanni Battista, Elia, Re Davide, che si sono manifestate nell'arco nell della storia. Quindi si sono manifestate più di una volta con più corpi, con corpi diversi. E vi ho appena fatto l'esempio di Elia si possono manifestare anche sette volte nell'arco della storia. E tutti questi ritornati hanno una missione in comune, cioè contribuire all'instaurazione del regno di Dio sulla terra. Ma adesso, adesso Gesù sta tornando sulla terra per purificare questa umanità ridotta molto male, per purificare questo mondo. Per instaurare poi il suo regno di pace sulla terra. Adesso, quindi adesso sono tutti presenti questi profeti, apostoli di un tempo, sono tutti qua presenti. 1 Tessalonicesi 4, San Paolo. Quindi noi, qui parla San Paolo, che viviamo e che saremo ancora in vita. Verremo rapiti insieme con loro nelle nubi per andare incontro al Signore in alto. Quindi San Paolo ha detto io sarò presente tra i vivi quando ci sarà il rapimento degli eletti. E il rapimento degli eletti anticipa la seconda venuta di Gesù. Quindi adesso, fra poco ci sarà il rapimento degli eletti. Quindi San Paolo adesso è qui presente sulla terra. Matteo 24, dici quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo, che è la fine dei tempi, non è la fine del mondo. Gesù rispose, sentirete poi parlare di guerre e di rumori di guerre, allora vi consegneranno a voi vi consegneranno ai supplizi e vi uccideranno e sarete odiati da tutti i popoli a causa del mio nome pregate perché la vostra fuga non accada d'inverno o di sabato allora se qualcuno vi dirà ecco il cristo è qui o è là non ci credete I discepoli hanno chiesto a Gesù cosa succederà prima del tuo ritorno sulla terra, che cosa succederà. E Gesù ha detto, voi, voi che siete qui davanti a me, che mi state ascoltando, voi sentirete rumori di guerra, voi, voi sarete perseguitati. Voi a voi vi si presenteranno delle persone per ingannarvi. Quindi Gesù ha detto: Voi che mi state ascoltando, in parole po povere, il succo del discorso. Voi che mi state ascoltando, prima del mio ritorno sarete presenti tutti sulla terra. Per vivere la situazione agghiacciante e tremenda che anticipa la mia seconda venuta. Quindi i discepoli che ascoltavano Gesù duemila anni fa sono tutti qua, anche loro sono tutti qui presenti. Adesso vediamo questo video. Un giorno, una sera in un comando del Fronte di Liberazione Nazionale d'Algeria. Attaccò il nostro villaggio e presto io fui preso e mi missero davanti a una porta con altri cinque militari e la fumo fucilati. Immediatamente io feci l'esperienza strana della decorporazione. Vidi il mio corpo accanto a me stesso, steso sanguinante, in mezzo ai miei compagni militari. Essi pure uccisi e cominciai un'accensione curiosa, una sorta di tunnel. Poi continuai la mia ascesa fino al momento in cui mi trovai in un paes paesaggio meraviglioso avvolto una luce azzurra e dolce. Non c'era il sole, là vidi migliaia di persone, tutte i suoi trent'anni e notavo quella donna che era morta a 80 anni, 30 anni, quella, questa qui morta a due anni, 30 anni e ho visto parecchie persone che conoscevo, lasciai a quel momento questo paradiso e là perdetti la mia natura di uomo e diveni come una goccia di luce e ho visto parecchie gocce, di, migliaia di gocce di, di, di luce, questa era San Pietro, quella era San Paolo, quella San Giovanni, quella tal santo, quella tal altro, lasciai questo, questo livello, sono andato ancora più su. E qui, con commozione che si capisce bene, vidi Maria, meravigliosamente bella nel suo vestito di luce, che mi ha accolto con un sorriso straordinario. Mi ha abbracciato, baciato. Dietro di lei c'era Gesù, la stessa, la stessa cosa. Poi una zona di luce che pensavo essere il Padre. Vado, parto. Qui abbiamo visto. Padre Abbe De Robert, che era un figlio spirituale di padre Pio, era in Algeria. Lo hanno fucilato e lui ha fatto questa esperienza di premorte. La sua anima si è distaccata dal corpo e, dall'alto, ha visto il suo corpo pieno, tutto perforato naturalmente a causa dei proiettili, poi è. Um, andato è entrato in questo tunnel di luce e ha visitato vari mondi cioè il primo mondo nel primo mondo c'erano tutti i ragazzi dei giovani di 25 30 anni e c'erano delle persone che aveva conosciuto qua in questo mondo cioè il signore che è morto a 90 anni in questo mondo lì in quel mondo lì aveva 25 30 anni la signora che era morta a 70 anni Lì in quel mondo lì aveva 25-30 anni il Signore che è morto a 70 anni qui in questo mondo. Lì in quel mondo lì aveva sempre 25-30 anni e vivevano tutti in pace e in armonia. Poi è andato su su un mondo superiore e ha visto che c'erano San Paolo, San Pietro, San Giovanni, gli Apostoli che avevano un corpo meno denso e più luce. Poi è andato ancora più su e in quel mondo lì c'erano la Madonna e Gesù e la luce di Dio. Quindi il paradiso ha diversi livelli e gli Apostoli vengono da un livello molto alto. Seguitemi, eh? Giaccarei, apparizioni dal Brasile 2011. La vostra vita sia una vera vita in Dio, sia una vita completa nella pace divina, sia un vibrante inno di amore per il Signore, tutti i giorni della vostra vita. Carbonia, 2009. Sentirete in voi tremare i vostri cuori, ma sarà una vibrazione nuova vibrazione nuova nell'amore infinito del vostro Dio che torna. Giovanni 17, io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dato. Padre, io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo non sono del mondo come io non sono del mondo. Quindi tutti gli apostoli, i profeti, i discepoli di un tempo che seguivano Gesù, tutti quanti non sono di questo mondo, è chiaro. Più ci avviciniamo all'amore di Dio, alla luce di Dio e più le vibrazioni aumentano, si intensificano. Quindi il mondo che padre Abbé de Robert ha visitato, dove c'erano tutti questi giovani di 25-30 anni, è un mondo che ha delle vibrazioni più alte, un po' più alte del nostro mondo. Poi il mondo che padre Abbé de Robert ha visitato, dove c'erano gli apostoli ancora più in alto, è un mondo che ha delle vibrazioni ancora più alte. E il mondo dove ha visto che c'era la Madonna Gesù è un mondo che ha delle vibrazioni ancora più alte. Quindi questi mondi si differenziano in base alle vibrazioni e gli Apostoli di un tempo vengono da un mondo che ha delle vibrazioni molto alte. Carbonia? 2009 Miracolosamente vi troverete proiettati in un'altra dimensione dimensione e vedrete mondi nuovi, terre nuove e tutto vi apparterrà. <coughs> Quindi il livello, il paradiso ha vari livelli che si differenziano in base alle vibrazioni. E a ogni livello vibratorio corrisponde una dimensione. Albert Einstein aveva detto che l'energia e la materia sono la stessa cosa, soltanto che si manifestano naturalmente in un modo diverso. Cioè, la materia densa, pesante e solida ha delle vibrazioni basse, è energia con vibrazioni basse. Invece L'energia che non riusciamo a toccare, che non è palpabile, è energia che ha vibrazioni più alte. Ok? Quindi, più la materia è densa, solida, e più le vibrazioni sono basse, quindi vuol dire che anche la dimensione è di più basso livello. Quindi, la prima dimensione è la dimensione minerale dove la materia è molto densa, la roccia è densa. Poi c'è la dimensione vegetale, infatti i vegetali hanno una materia meno densa della roccia, hanno la loro flessibilità, poi c'è la dimensione animale, infatti gli animali hanno una densità inferiore, sono meno densi eh, del mondo vegetale, si muovono. Far parte della dimensione animale però non vuol dire soltanto avere il corpo di un ippopotamo, di un maiale, di un cane, di un gatto, di un topo. Ci sono anche degli esseri umani ancora che vivono eh, estremamente in competizione, vogliono l'oggetto più bello, la macchina più bella, vogliono la donna più bella, vogliono tante donne perché così si sentono più eh, maschioni e virili, non le ne basta una, vogliono conquistare il territorio, bombardano, uccidono, continuano a farlo, quindi sono ancora, hanno un corpo umano, ma sono ancora degli animali, anche peggio, molto spesso anche peggio, e faranno anche una brutta fine queste persone. Poi, dopo... C'è la dimensione quarta, la dimensione umana, dove tutti vivono con azioni umanitarie, vivono come in una grande famiglia, si aiutano tutti a vicenda, non ci sono i vari nuclei familiari, sono tutti una grande famiglia. Il mondo che aveva visitato padre Abbé de Robert dove c'erano tutti questi giovani di 25-30 anni che stavano tutti bene, in armonia tra di loro, fa parte di questa quarta dimensione, la dimensione umana. Poi c'è la dimensione quinta, sesta e settima, la dimensione planetaria, universale e cosmica. Dopo la dimensione umana, c'è la dimensione planetaria. A livello evolutivo, dopo l'uomo, chi c'è? C'è l'angelo. Quindi la dimensione planetaria è la dimensione degli angeli cherubini. Padre Abede Robert aveva visto la dimensione umana con tutti questi giovani di 25-30 anni che vivevano bene tra di loro. Dopo è andato su, è andato in una dimensione superiore e ha visto quindi la dimensione degli angeli, la dimensione planetaria e ha visto che c'erano gli apostoli, San Paolo, San Pietro, San Giovanni. Quindi questi apostoli, questi apostoli sono degli angeli, sono degli angeli che perdono la loro natura angelica. Nascono da donna e con un corpo umano si manifestano e compiono la loro missione, ma sono angeli. Santa Matilde. Un angelo accompagnerà Enoch ed Elia fuori dal paradiso. La limpidezza e la beatitudine di cui erano circondati i loro corpi allora sparirà ed essi riceveranno di nuovo l'apparenza terrena e diventeranno esseri mortali. Carbonia 2012, I miei, i miei angeli sono tra voi, i miei angeli sono tra voi, per aiutarvi a salire alle alte vette dell'amore infinito. Oliveto Citra, Salerno 2023. Cappellino ha provato quello che state provando voi. Spesso piangeva dalla sofferenza, ma la sua penitenza ha salvato tante anime. Giovanni disse, il tuo cuore è pieno di gioia. Tu sei un angelo, un angelo di Dio. Quindi Enoch ed Elia tornano sulla terra, ve l'ho detto, perdono la loro natura angelica, nascono da donna e si manifestano con un corpo mortale per compiere la loro missione. La Madonna, qui, ha detto: I miei angeli sono tra voi, ma non soltanto l'angelo custode che noi chiamiamo, ci sono degli uomini in carne ed ossa tra noi che sono degli angeli, qua in missione. In quest'ultimo messaggio di Oliveto Citra, poi, la Madonna ha parlato di Cappellino, che era un mistico delle apparizioni che c'erano in Sicilia secoli fa, che sono state fatte passare come leggenda, tanto per cambiare, e la Madonna ha chiamato questo mistico come angelo, come un angelo. Quindi i mistici che ci sono nel presente, come per esempio il mistico delle apparizioni di Jacaré in Brasile, oppure il, i mistici delle apparizioni di Fatima, il mistico delle apparizioni di Paratico in provincia di Brescia, potrebbero essere degli angeli venuti qua su questo mondo. Infatti non è così strano quello che dico: angelo vuol dire portatore di messaggio e questi mistici. Ci stanno portando un messaggio che viene direttamente da Dio, quindi ci sta. Potrebbero veramente essere degli angeli. Siamo rimasti alla dimensione planetaria: dove c'era San Paolo, San Pietro, San Giovanni, la dimensione degli angeli, poi. Padre Abbe De Robert ha visitato un mondo superiore, quindi ha visitato la dimensione universale. E in questo mondo superiore ha visto che c'erano la Madonna e Gesù. Infatti, la Madonna e Gesù li chiamiamo il re e la regina dell'universo, giusto? Cavarzere, Cavarzere, 2004. Io sono la regina di tutto l'universo. Beati quelli che credono e non vedono. La regina di tutto l'universo. Luz de Maria, 2015, tutto quello che esiste nell'universo si farà sentire affinché ogni uomo abbia la certezza che mio figlio è re. Chiarissimo. Poi le dimensioni... Le tre dimensioni superiori, planetaria, universale e cosmica, sono chiamate anche la triade divina. Salmi 84. Dio, il Signore, è sole e scudo. Capua, apparizioni Caserta, 2007. Il sole rappresenta Dio stesso che riscalda i vostri cuori quando tutti vi abbandonano. Dio si manifesta nel sole tante volte. 1. Pietro 3. Mediante la resurrezione di Gesù Cristo che essendo andato in cielo è alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. Quindi Dio... Lo troviamo nel sole. Lo Spirito Santo viene dal nucleo solare. Infatti, l'eucarestia è nutrimento di Spirito Santo e dov'è l'eucarestia? È, è all'interno dell'ostensorio e l'ostensorio è un sole, è chiaro? Poi Gesù era nato il 25 dicembre e in questa data si festeggiava il Dies Natalis Sol Invictus. Il simbolo cristiano di San Bernardino è il trigramma di San Bernardino ed è un sole. In antichità, poi, secoli fa, costruivano sempre le chiese con la zona abside, che è questa qua evidenziata in grigio, delimitata da queste due colonne sulla destra, costruivano le chiese con la zona abside orientata verso est e est a est sorge il sole anche i cristiani poi di un tempo pregavano in direzione dell'est perché da lì sorge il sole Gesù sede alla, alla destra del padre insieme agli angeli e agli arcangeli quindi Gesù si trova a fianco di Dio quindi anche Gesù viene dal sole anche gli arcangeli vengono dal sole sono degli esseri solari infatti guarda il caso questo è l'arcangelo Uriel che è uno dei sette arcangeli e l'arcangelo Uriel nelle chiese viene sempre dipinto raffigurato con un sole in mano quindi anche gli apostoli angeli vengono dal sole quindi il sole è abitato Infatti c'è una canzone che fa, noi siamo figli delle stelle e il Sole è la stella madre del Sistema Solare. Il Sole è abitato, adesso non scandalizzatevi, ci arriviamo. Deuteronomio 33, nessuno è pare a Dio che sul carro dei cieli corre in tuo aiuto. Che nella sua maestà si avanza sulle nubi. Vi ho detto io un sacco di volte che le, i carri e le nuvole descritte nel Vangelo sono questi qua, questi. Cioè, vediamo il dipinto della Madonna con San Giovannino del XV secolo. Dietro la Madonna, c'è un disco volante solido, grigio, consistente solido e vediamo questo pastore e questo cane che guardano incuriositi verso questo, questa nave celeste, chiamiamola così. Poi, Battesimo di Cristo, Art de Gelder, 1710, e vediamo che c'è un disco di luce che effonde luce direttamente a Gesù Cristo. Durante il Battesimo. Queste nuvole, questi carri, vengono da Dio, quindi vengono dal Sole, che è la fonte di luce. Infatti in origine, in origine queste nuvole, questi carri, sono luce. Infatti in questo dipinto è raffigurato questo disco di luce. E infatti nel Vangelo si parla dei carri di fuoco. Il fuoco è era l'unica fonte di luce, quindi in origine sono luce. Poi però si possono manifestare anche in uno stato solido, come vediamo qua in questo dipinto. Perché? Ovviamente perché abbassano le loro vibrazioni, quindi si possono manifestare anche in, un altro, in uno stato diverso, solido. Queste navi, questi carri avevano preso Gesù, anche Elia, li avevano innalzati in cielo e li avevano portati via. Quindi state attenti a questo passaggio, non dovete scandalizzarvi se un domani una mistica eh, viene da noi e dice io ho visto Gesù, si è presentato Gesù, ho visto una nave celeste, la nave celeste di Gesù, Gesù mi ha preso, mi ha portato via, mi ha portato nel sole, mi ha portato nel sole e poi mi ha riportato indietro. Non ci dobbiamo scandalizzare. Vediamo questo video. Sono Giorgio Gagliardi, sono un medico e faccio ricerche di psicofisiologia degli stati di coscienza. Questo è un poligrafo che registra le due respirazioni, la respirazione costale e la respirazione diaframmatica, poi registra la resistenza elettrica della pelle, registra il battito cardiaco e lo stato dei capillari periferici. Scendi su di me. Figlioli, la mamma del cielo è qui con voi per annunciarvi l'amore di Dio. Invito tutti, tutti i miei figli alla conversione, alla pace, all'amore. Prendete la via di Gesù, che è stretta, risalita, piena di curve ma è la più bella, la più soave, la che vi porta al paradiso. Come va? Buon come sta? Un po' ubriaca però. Qua Madonna oggi era vestito con vestito rosa, un manto azzurro e velo bianco. Dopo l'estasi lei ha uno stato di isolamento dall'ambiente, che si manifesta appunto con... ecco... In questo, quando finisce di parlare in questo, in questo momento che non ha più nessuna reazione è deafferentata cioè è lontana dall'ambiente e ci ho chiesto alla Madonna che cos'era quella roba lì e infatti mi ha spiegato che era il dirigibile dove viaggiava Gesù l'astronave sì, l'astronave, io lo chiamo così e infatti poi me l'ha fatto provare anche a me perché mi ci ha portato sopra e mi ha portato dentro il sole Son aves de dimensiones extraordinarias, se acercan a nuestro Sol y algunas esferas gigantescas extraen energía del Astro Rey. El tamaño de estas esferas es astronómicamente enorme. El martes 19 de abril del 2022, una vez más el Observador Dinámico Solar de la NASA volvió a registrar la presencia de una de las monumentales esferas de Dyson, que al igual que en casos anteriores absorbe energía del Sol y se retira de manera misteriosa. Observe con atención la investigación en torno a este inquietante fenómeno. Asimismo, aplicando contraste, podemos observar claramente la presencia de esta inusual anomalía. In questo video abbiamo visto questo dottore che è andato da Angela Ventrella. Angela Ventrella è una mistica, è morta qualche anno fa, ha fatto il suo passaggio. Era una mistica estremamente semplice, lo vedete no, nel video, una donna di campagna che non ha ambizioni assolutamente di nessun tipo. Il dottore è andato lì col poligrafo, che è una macchina che misura... Eh, lo stato di sudorazione misura il battito cardiaco, misura gli stati d'ansia e altri dati. Nel momento dell'apparizione, lo abbiamo visto, questo dottore che eh, puntava, appoggiava la punta della matita sopra la guancia della mistica mentre riceveva il messaggio. Poi eh, provocava del rumore vicino ai timpani di questa mistica. Poi proiettava dei fasci di luce direttamente negli occhi di Angela Ventrella e è successa una cosa inspiegabile, cioè Angela Ventrella non aveva reazioni a questi impulsi esterni. Ed è inspiegabile, è impossibile perché il nostro corpo automaticamente, al di sopra della nostra volontà, reagisce a questi impulsi esterni tramite dei piccoli sbalzi di sudorazione, oppure con dei piccoli sbalzi di battiti cardiaci, oppure si ehm, attivano elettricamente delle aree del cervello al di sopra della nostra volontà. Quindi qui non si può mentire. E Angela Ventrella non aveva reazioni a questi impulsi esterni. Quindi è una mistica autentica che non raccontava delle frottole. E cosa ci ha detto? Cosa ci ha fatto vedere? Ci ha fatto vedere due foto, una foto dove c'era eh, fotografata la nave celeste di Gesù Cristo. E lei ha detto, Gesù mi ha preso su questa nave e mi ha portato nel sole. L'avete sentito, no? Mi ha portato nel sole e poi mi ha riportato subito indietro. Ed ha detto la verità, ha detto la verità. Quindi questi carri di fuoco descritti nel Vangelo, queste navi celesti, vengono dal Sole, dove abitano anche gli arcangeli, che sono esseri solari. Poi vi ho fatto vedere apposta questi altri due eh, video. Vi ho fatto vedere questo disco volante di dimensioni enormi che ha delle dimensioni superiori a quelle del pianeta Terra, che si muove in un modo intelligente, risucchia energia dal Sole e poi va via. Poi vi ho fatto vedere quest'altro video dove si vedono dei dischi di luce che entrano di dimensioni spropositate, che entrano nel Sole e poi escono dal Sole. Ven questi carri, queste navi celesti descritte nel Vangelo, vengono dal Sole. E il Sole è abitato da questi arcangeli, quindi anche gli apostoli sono esseri solari che perdono la loro natura angelica, nascono da donna e si manifestano con un corpo mortale in questo mondo, per portare avanti la loro missione qui. Attenti a questo passaggio. Salmo 103. Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo. Benedite il Signore voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi. Benedite il Signore voi tutte le sue schiere, i suoi ministri, attenti, che fate il suo volere. Che fate il suo volere. Gli angeli vengono dal regno di Dio che abbraccia l'universo e infatti vengono dal Sole e non soltanto dal Sole. E gli angeli vogliono fare la volontà, assolutamente la volontà di Dio perché loro vengono da Dio, vengono dal Sole, quindi vengono da Dio, quindi vogliono fare la volontà di Dio. Fate attenzione a questi passaggi. Vediamo questo video. Non temere, Paolo. Tu devi comparire davanti all'imperatore. Signore! Sia sì, fatta la tua volontà! Testa! Sì, Testa! Mio Dio, tu sei sempre... San Paolo voleva sempre fare la volontà di Dio e se non ci riusciva era, si strappava i, i capelli, era disperato. Voleva fare la volontà di Dio. E infatti, vi ho fatto vedere apposta questo spezzone di questo film dove San Paolo stava naufragando prima di andare a Roma e ha urlato: Signore, sia fatta la tua volontà, la tua volontà. Proprio perché San Paolo è un apostolo, quindi è un angelo e quindi vuole fare la volontà di Dio. E continuava a dirlo, che sia fatta la tua volontà. Adesso arriviamo a Re Davide. Atti degli Apostoli 13. Ho trovato Davide, figlio di esse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Tutti i miei voleri. Quindi, Re Davide era un altro che, se non faceva la volontà di Dio, si strappava i capelli, voleva fare la volontà di Dio, proprio perché il re Davide è un angelo venuto qui sulla terra. E vi do altre prove, altre prove per farvi capire che il re Davide è un angelo venuto sulla terra. Cioè, mi spiego, nella triade divina, che sono le tre dimensioni superiori dove vivono angeli, arcangeli, se noi potessimo andare lì a visitarli, vedremmo che gli arcangeli hanno dei tratti maschili mischiati a quelli femminili, sono androgeni, sono androgeni, tratti maschili mischiati a quelli femminili. Infatti avevo chiesto a Silvia di Bello che lei vede gli angeli, proprio li vede, le ho chiesto ma come si presentano, come sono e mi ha detto io li vedo e certe volte non riesco a distinguere se sono maschio o femmina. Proprio perché hanno dei tratti maschili e femminili mischiati insieme. Attenti, vediamo quest'altro video. Ehi hey, ragazzo, non ti hanno avvertito di girare al largo? Sei sordo? Vattene via! Via! O sei venuto forse a mendicare un po' di cibo. Prendi e levati dai piedi. Fila via! Io sono venuto a raccogliere la tua sfida. Nel nome di Yahweh, dio delle schiere di Israele. Tu? Hanno mandato te? A raccogliere la mia sfida? <ride> lo avete sentito? avete sentito anche voi amici? <ride> ho chiesto che mandassero un uomo ed essi mi mandano un fanciullo <ride> neanche un fanciullo una fanciulla <ride> non è forse graziosa? <ride> Quel pomeriggio mi trovavo in casa. Alzando casualmente il capo, intravidi nella stanza una luce che si fece man mano più forte, fino a divenire più intensa di quella naturale. In mezzo a quel bagliore apparve la figura di un giovane di una bellezza straordinaria. Lo osservai stupito e vidi che stava appena sollevato da terra. I suoi piedi erano nudi. Indossava una tunica scintillante. non mi sono trovato di fronte a questa luce, all'inizio era, era come tante stelline di luce colorate che, che poi si sono ricomposte e davanti a me c'era questo giovane, questo giovane, io dico giovane, poteva essere anche una giovane, però poi mi parlò di essere un angelo, quindi noi usiamo il maschile, ma quando parliamo con gli angeli... Non saprei se dobbiamo usare maschile o femminile. In questo video abbiamo visto Giorgio di Bitonto che avevano intervistato anche i miei amici di Fattore Evolutivo e ha intervistato anche l'altro mio amico Lorenzo Vivo Piccinini. Questa è l'intervista. Giorgio di Bitonto ha visto la Madonna, ha visto Gesù e aveva visto anche le navi celesti, queste navi celesti famose di cui si parla nel Vangelo, a occhio nudo, le ha viste a occhio nudo. E ha visto anche gli arcangeli e ha detto, quando li vedo, lo ha detto anche lui, quando li vedo, non so, non sai distinguere se sono maschi o femmina, perché hanno dei tratti maschili mischiati a quelli femminili. Adesso arriviamo a re Davide. Re Davide, il profeta Samuele doveva andare da Jesse perché doveva consacrare uno dei suoi figli e farlo diventare re di Israele. E Jesse ha presentato tutti i suoi figli meno re Davide perché era considerato il più incapace e la più mezza calzetta di tutti. Adesso vi ho fatto vedere apposta questo spezzone di Re Davide quando si presenta a Golia per sfidarlo. E, Re e Golia gli ride dietro e gli dice guardate, mi hanno mandato contro un fanciullo, anzi no, una fanciulla. Guardate com'è graziosa, proprio perché Re Davide... Ai tempi, nel suo mondo di origine è androgino perché è angelo, vive nella triade divina. Nel suo mondo di origine è androgino perché è angelo, però lui quando si è manifestato nella carne in passato aveva dei tratti genetici maschili e femminili mischiati insieme. Era un androgino anche fisicamente, ok? Era androgino anche fisicamente col corpo. Androgino che cosa vuol dire? La coesistenza degli opposti, maschio, genetica maschile e femminile mischiate insieme, coesistenza degli opposti. Infatti il simbolo di Re Davide indica la coesistenza degli opposti cioè il triangolo rivolto verso il basso che coesiste col suo opposto il triangolo rivolto verso l'alto. Il triangolo rivolto verso l'alto può indicare un pene eretto, il triangolo rivolto verso il basso una vagina. Quindi maschio maschile e femminile intersecati. Infatti, Re Davide era androgeno, androgeno proprio fisicamente parlando. Infatti, in questa scultura, vediamo qua Re Davide che tiene in mano la testa di Golia e è un ragazzetto che è un po' maschio e un po' femmina, androgeno. Re Davide è tornato sulla Terra e, come vi ho detto, io l'ho riconosciuto, ed è ancora androgeno. Il Re Davide di oggi è un androgeno: cioè, mi spiego, ha un'ossatura femminile e l'ossatura femminile ha anche una struttura leggermente diversa da quella maschile. Ha un'ossatura femminile. Ha il petto, si presenta, come un maschio, si presenta come un maschio, ha il petto, non ha il seno, ha il petto, ha il pene e ha una muscolatura che è maschile e femminile mischiata insieme. Cioè ha una genetica molto particolare, una persona qui in questo mondo, ha una genetica particolare e ha un'ossatura femminile. Gli altri, invece, gli altri apostoli che ho riconosciuto sono in mezzo a noi, hanno un corpo in carne ed ossa, sono uomini e donne, ma hanno la genetica che è uguale, identica a quella di tutti gli altri uomini di questo mondo. Invece, Re Davide, tornato sulla terra, è l'unico che ha questa particolarità qui. E non è un maschio effeminato, eh? no, no, è una persona, un maschio, che però ha una genetica maschile e femminile mischiata insieme. Adesso vediamo quest'altro video. Re Davide era cresciuto da solo insieme in mezzo alle sue pecorelle e eh, quando una belva selvatica attaccava le pecorelle di Re Davide e Re Davide personalmente saltava addosso a queste belve e le uccideva. Infatti Re Davide è famoso perché aveva ucciso un orso, un leone con le sue mani, naturalmente con l'aiuto di Dio. Re Davide poi attaccava anche, attaccava anche gli esseri umani che volevano fare del male alle sue pecorelle. Infatti vi ho fatto vedere apposta questo... Spezzettone di film dove si vede Re Davide che com combatte in un modo accanito contro questi due ladri che gli avevano rubato una pecorella. Quindi Re Davide era disposto a dare la vita pur di salvare una pecorella del suo gregge, perché aveva un buon cuore, era violento ma aveva un buon cuore e voleva bene alle sue pecore, infatti era cresciuto con le sue pecore e voleva bene alle sue pecore e infatti re Davide è anche rappresentato nelle immagini con le sue pecore mentre le accarezza faceva di tutto comunque per proteggere queste pecore allo stesso modo Davide quando è diventato re era disposto a dare la sua vita pur di proteggere il suo popolo e combatteva per proteggere e dare la pace al popolo, agli israeliti che erano continuamente attaccati dal, dal popolo crudele dei filistei. Chiari tutti questi passaggi? Quindi il re Davide di oggi è un angelo. Di pace che darà protezione ai cristiani durante la persecuzione dell'Anticristo e combatterà l'Anticristo, perché adesso il problema non sono più i due ladri che gli rubano la pecorella, adesso il male di questo mondo è l'Anticristo. Luz de Maria, 2016. Per amore dei miei figli farò giungere il mio angelo, inviato con la mia pace. Arriverà e sarà la protezione di coloro, la protezione di coloro che mi adoreranno in solitudine. Sarà amore per coloro che, subendo la persecuzione dell'Anticristo, decideranno di non rinnegarmi. Il mio angelo sarà la voce di coloro che, sotto la persecuzione. Vivranno tra le macerie sulle montagne. Risolleverai i deboli perché attendano saldi la mia seconda venuta. Carbonia 2017. Manderò in questo tempo il mio inviato affinché vi renda la via più semplice. Egli vi condurrà a me nella lotta infernale. Sarete da lui protetti. La protezione. Per mio volere. L'angelo della pace vi prenderà in consegna e vi permetterà di essere vittoriosi nelle vostre fatiche contro Satana. Quindi l'angelo della pace venuto sulla terra darà protezione ai cristiani durante la grande persecuzione dell'anticristo. Chi è che aveva dato protezione agli Israeliti durante la persecuzione dei Filistei? Re Davide. Quindi l'angelo della pace è Re Davide tornato sulla terra. E ve ne do altre prove. Atti 13. Ho trovato Davide, figlio di esse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Luz de Maria 2023. Il mio amato angelo della pace sarà lui a dare sostegno spirituale al mio popolo. Io lo invierò, lo proteggerò e lo custodirò. Lui sarà il fedele esecutore della mia volontà e vi incoraggerà nei momenti di tribolazione e di solitudine. Lui è il mio amato figlio. L'amato figlio della mia madre Santissima, Re Davide era colui che voleva sempre fare la volontà di Dio. L'angelo della pace presente adesso è colui che con potenza metterà in pratica sempre la volontà di Dio. Quindi, l'angelo della pace. Ripeto, è Re Davide. Tornato sulla terra. Poi, Dio era innamorato del cuore di Re Davide, perché Dio vedeva in profondità al cuore di Re Davide e vedeva quello che gli altri esseri umani non vedevano. E qui ha parlato dell'angelo della pace come l'amato figlio di Dio. Quindi l'angelo della pace, ripeto ancora una volta, è Re Davide che è tornato sulla terra. Luz de Maria, ve ne do altre prove. Luz de Maria 2023. Io manderò il mio amatissimo angelo di pace, verrà per dare la mia parola, attenzione, a coloro che hanno sete di me, a coloro che vorranno convertirsi durante il, durante il dominio dell'anticristo. Il mio angelo di pace è un angelo in quanto è un fedele messaggero della mia parola. Isaia 11, questa è una canzone di Chiesa. Che mi è capitata sotto un giorno a messa, le coincidenze. Un virgulto sul trono di esse domani germoglierà. Un ramoscello dalle sue radici a vessillo si leverà. Su Lui sapienza, intelletto, consiglio, fortezza e timore del Signore. La sua parola sarà come verga e dal male ci libererà. Quindi la parola dell'angelo della pace. Illuminerà i cristiani, e sarà un grande ostacolo per l'anticristo. E in questa canzone di chiesa c'è scritto che il virgulto di esse, la discendenza di esse, Re Davide, con la sua parola, sarà come una verga, sarà un grande ostacolo per l'anticristo. L'angelo della pace, quindi, il Re Davide è tornato sulla terra. Luz de Maria. 2020. La rappresentazione della Madonna di Guadalupe ha impresso le stelle che illuminano la volta del cielo e parla alle persone affinché si preparino all'arrivo di un corpo celeste che manterrà con il fiato sospeso l'umanità intera. Questo è un titolo che parla, canta e mostra l'angelo di pace che arriverà sulla terra ad ausiliare il popolo fedele nei momenti della grandissima persecuzione. La profezia di Guadalupe non si è ancora compiuta. Mi spiego. Nel 1519 Hernán Cortés spagnolo col suo esercito era arrivato sulle coste del Messico con 11 flotte e 550 uomini, hanno cominciato a perseguitare gli Aztechi. E il 13 agosto del 1521, gli Aztechi erano completamente sconfitti e hanno rischiato l'estinzione, hanno rischiato l'estinzione perché gli spagnoli. Tutti i giorni uccidevano migliaia e migliaia di Aztechi un giorno dopo l'altro. E li uccidevano perché gli Aztechi veneravano delle simbologie negative come i serpenti e i teschi. <coughs> Poi gli spagnoli sono arrivati a Tenochtitlan, che è la capitale era la capitale dell'impero Azteca, che adesso è nel presente la città del Messico. Sopra questa capitale gli Aztechi avevano costruito il Templo Mayor, il tempio dedicato a Huitzilopochtli e gli Aztechi Questo tempio è una, era quando esisteva ancora, era una piramide. Gli aztechi portavano in cima a questo tempio, in cima a questa piramide, degli esseri umani e facevano dei sacrifici umani in onore al dio del sole e al dio della guerra. Infatti, in questa piantina di Tenochtitlan, della vecchia Tenochtitlan, è rappresentato un tempio. Questo tempio che è una piramide. E qua c'è scritto templum sacrificant proprio perché facevano sopra questo tempio dei sacrifici umani. Gli aztechi avevano anche questo tempio, il tempio di Tlaloc, dedicato al dio della pioggia. Gli aztechi in questo tempio facevano sempre dei sacrifici umani e prendevano le lacrime delle persone da sacrificare e le offrivano in onore di questa divinità quindi gli spagnoli hanno devastato, hanno distrutto gli aztechi intanto hanno rubato anche l'oro e qui comunque vedete um, il templo mayor le macerie del templo mayor in questa foto qua in basso e gli Aztechi hanno rischiato l'estinzione anche perché, anche a causa delle malattie che avevano portato lì gli spagnoli. Poi, cosa è successo? Dopo dieci anni, nel 1531, la Madonna appare a un azteca, Juan Diego, e gli dà un messaggio da consegnare al vescovo. Il vescovo non gli crede, allora la Madonna gli dice di andare a prendere delle rose. Però le apparizioni sono venute tra il 9 e il 12 dicembre, non era la stagione delle rose. Comunque, lui è andato a cercare delle rose, Juan Diego, e ha preso queste rose. Le ha trovate, gliele ha fatte trovare la Madonna, le ha messe in un telo, in una tilma. Poi Juan Diego si è presentato davanti al vescovo, ha aperto la tilma per depositare le rose, <coughs> depositare le rose e quando ha aperto la tilma si è impressa l'immagine della Madonna di Guadalupe sulla tilma. E le persone presenti sono cascate in ginocchio perché hanno capito che lì era intervenuto il divino. Innanzitutto, la tilma è un tessuto di. Di fibra vegetale non pregiata che è destinata a durare 30 anni, poi dopo si deteriora. E questa tilma invece, dopo 5 secoli, è ancora intatta, è presente intatta già è inspiegabile questo. Poi avevano analizzato il materiale che compone il colore di questo dipinto, della tilma, e il materiale è un materiale che non è di questo mondo. Poi avevano visto che il colore della tilma non appoggia sul tessuto, ma è sospeso di due decimi di millimetro, è distanziato di due decimi di millimetro. Quindi c'è stato veramente un intervento divino. La Madonna in questa immagine ha dei simboli che sono riconosciuti sia dai cristiani che dagli aztechi, come per esempio la luna. Quindi, grazie all'intervento della Madonna è nata una nuova umanità, c'è stato il parto di una nuova umanità, cioè una umanità meticcia mischiata tra spagnoli e astechi. Ed è successo grazie alla Madonna, perché prima gli astechi e gli spagnoli non si univano tra di loro. E infatti, infatti vediamo sull'immagine della Tilma un fiocco legato allo stomaco della Madonna secoli fa le donne asteche quando aspettavano erano incinta mettevano un fiocco viola legato proprio allo stomaco quindi qui la Madonna ha proprio indicato il parto di una nuova umanità poi sotto alla Madonna vediamo un angelo che colleghiamo all'angelo della pace e questo angelo ha delle ali con tre colori: bianco, verde e rosso, che sono i colori della bandiera del Messico. Infatti l'umanità Meticcia che, eh, che è nata grazie all'intervento della Madonna, meticcia spagnoli e aztechi, misto tra spagnoli e aztechi, è l'umanità che adesso abita in, Messico, che abita in Messico. Quindi la Madonna a Guadalupe aveva indicato un parto doloroso di una nuova umanità. Adesso, come vi ho detto, prima la storia si ripete. Cioè, quello che hanno vissuto in passato gli Aztechi, adesso lo vivremo noi europei. Cioè, gli Aztechi hanno rischiato l'estinzione, adesso noi europei rischieremo l'estinzione. Vediamo i messaggi. Anguera Apparizioni del Brasile 2013. La popolazione europea diminuirà in modo allarmante. 2010, sempre in L'Europa porterà una croce pesante. La morte e la, e la distruzione affliggeranno i miei poveri figli. Luz de Maria 2022. A causa della guerra vi avvierete sulla strada della carestia che come una pestilenza si diffonderà di paese in paese. Entreranno in Europa da vari punti l'invasione delle nazioni accadrà all'improvviso, in modo inatteso. Voi sarete impegnati nelle vostre faccende quando sentirete e vedrete gli aerei sopra di voi e vedrete gli equipaggiamenti da guerra entrare nei vostri paesi. Luz de Maria, 2013, una grande nazione europea diffonderà un, eh, quelli, quella cosa lì che si è diffusa in Cina nel 2019 e poi si è diffusa in tutto il mondo. Una di quelle cose lì che causerà un, allar un allarme mondiale per il gran numero di morti che genererà. Non avrà cura umana, ma questa madre vi indicherà come guarire i malati, cioè le famose erbe di Luz de Maria. Carbonia 2020 Figli amati, pregate un'altra cosa di quelle lì come quella in Cina del 2019 coglierà l'uomo di sorpresa perché sarà aggressiva, soffro per voi figli miei. Quindi gli Aztechi in passato avevano rischiato l'estinzione a causa delle malattie che avevano portato lì gli spagnoli e a causa della guerra, della persecuzione che hanno portato gli spagnoli. Adesso la storia si ripete sull'Europa, sugli europei, cioè moriranno milioni e milioni di europei rischiando l'estinzione a causa delle pestilenze che arriveranno e a causa anche della persecuzione, della guerra che arriverà in Europa. E i segnali ci sono tutti di questa guerra, eh? i segnali ci sono tutti. Adesso la situazione Israele-Palestina indica che siamo arrivati. Ci siamo. Sta arrivando la terza guerra mondiale. Un senatore americano aveva detto: se l'Iran attacca Israele, noi attaccheremo l'Iran. Un ministro degli esteri dell'Iran aveva detto: se Israele entra nella striscia di Gaza, nessuno potrà più garantire la sicurezza. E adesso abbiamo visto che Israele è entrato nella striscia di Gaza. Poi c'è stato un altro, segno un altro segno particolare, cioè quando Israele ha bombardato un ospedale nella striscia di Gaza, l'Iran ha messo una bandiera nera sopra il santuario di un imam, dell'Imam Reza. E nel mondo islamico mettere la bandiera nera sopra la cupola d'oro della più grande moschea del mondo indica l'inizio di una guerra santa, l'inizio della guerra santa islamica, santa tra virgolette naturalmente. Quindi l'Iran con questo gesto ha indicato che è pronto ad entrare in guerra santa contro l'Occidente, contro tutto l'Occidente e naturalmente contro i cristiani. Qual è il simbolo dei cristiani? Roma, il Vaticano. Trevignano Romano, 2016. Pregate per l'Italia, per Roma, dove l'istituzione del Vaticano verrà attaccata. Zaro, apparizioni Napoli 2014. Mi sono trovata in piazza San Pietro, era un tumulto di genti, c'erano tante persone che avevano croce al contrario e bestemmiavano contro l'Immacolata e il nome di Gesù. Avevano bandiere con la mezzaluna, simbolo dell'Islam e bandiere con tante strisce colorate. Molti cercavano di arrampicarsi, il colonnato era pieno di sangue. Da lontano si sentivano fragori di guerra e gran terremoto scuoteva forte il colonnato. Le varie vetrate sono come esplose, tutto è venuto giù. Carbonia, 2020. L'attacco è prossimo, il nemico entrerà in Vaticano e prenderà possesso del Tempio. Attenzione a questo passaggio del Tempio. Roma vivrà nel terrore. Hanno dato fuoco alla mia parola. Ora prenderanno ciò che si sono meritati. Fuori i mercanti dal Tempio, fuori i malfattori dalla casa del Signore. Quindi. Ci sono tanti altri messaggi eh, che lo dicono: il Vaticano fra un po' sarà attaccato, ma in un modo cattivo eh, e pesante, il Vaticano e Roma. Infatti, vi ho fatto vedere in vari miei incontri che eh, vari estremisti islamici da varie parti del mondo hanno detto: arriveremo a Roma, distruggeremo il Vaticano. Questo è il nostro obiettivo. Vi ho fatto vedere anche i video, poi. Aspetto particolare, il Vaticano è stato chiamato Tempio, dove ci sono i mercanti del Tempio, quindi i dottori del Tempio. Quindi i dottori del Tempio, anche loro sono ritornati, anche loro sono qui in questo mondo. Ed è scritto. Apocalisse 1. Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero. E tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. El Escorial, l'apparizione in Spagna 1981. Il mondo si trova sull'orlo del precipizio. La massoneria si è introdotta nella Chiesa. Anguera, Apparizioni dal Brasile, 1997. L'azione malefica della massoneria è riuscita a infiltrarsi anche all'interno della Chiesa, portando all'errore molti dei miei figli prediletti. Gesù era tristato perché come all'inizio della sua missione, duemila anni fa, pubblica, i suoi si sono contaminati con il male. Gesù, quando tornerà con le nubi del cielo, coloro che duemila anni fa lo avevano messo in croce, adesso nel presente lo vedranno. Chi è che l'aveva fatto mettere in croce? I dottori del Tempio. Quindi i dottori del Tempio sono qui presenti in questo mondo. E chi sono? Sono i massoni interni alla Chiesa perché? Perché guardiamo sempre le vite parallele, le vite parallele. Gesù urlava dietro ai dottori del tempio, agli scribi, ai farisei e gli urlava dietro, gli diceva "Scribi, farisei, voi non salvate voi stessi, impedite la salvezza degli altri". E infatti i massoni della chiesa non salvano loro stessi perché operano per un altro dio e impediscono la salvezza degli altri. Vi faccio degli esempi pratici, per esempio i messaggi mariani. Avrete tutti quanti sentito il discorso, eh, eh, ma questi messaggi non sono stati approvati dalla Chiesa, e quindi non bisogna diffondere questi messaggi. Intanto il tempo passa, il tempo passa, arriva la terza guerra mondiale l'Apocalisse di San Giovanni, l'inferno sulla terra, sta arrivando Gesù per giudicare l'umanità e non ne sa niente nessuno, e non ne sa niente nessuno perché i massoni interni della Chiesa hanno impedito il diffondersi di queste grandi verità, il diffondersi di questi messaggi mariani, necessari per l'umanità intera, indispensabili. Quindi impediscono la loro salvezza e impediscono la salvezza di tantissime anime così facendo. Poi altro esempio. altro esempio che posso fare, il cardinal Ratzinger con il cardinal Bertone ci hanno nascosto il terzo segreto di Fatima, hanno mentito in un modo spudorato e colossale. Nel 2000 hanno detto che il segreto di Fatima si è compiuto e così hanno impedito la salvezza di tantissime anime, perché se l'umanità veniva a conoscenza di questo segreto si sarebbero risvegliate tantissime anime, si sarebbero salvate tantissime anime. Oppure il vescovo che c'è a Piacenza, il vescovo che c'è a Piacenza aveva detto è meglio non andare. Alle apparizioni mariane di San Bonico, Piacenza, è meglio non andarci. Io sono un pluripregiudicato, ero una persona molto, molto violenta. Quindi ero destinato. Non so se avete sentito la mia testimonianza. Ero destinato a perdermi. Mi sono convertito grazie alle apparizioni mariane di San Bonico a Piacenza. Mi sono salvato grazie a San Bonico, Piacenza. Quindi loro impediscono la loro salvezza e impediscono la salvezza di tante tante anime, perché loro sono i dottori del tempio ritornati. E infatti, infatti i massoni dove si ritrovano nei templi, il famoso tempio della massoneria, col pavimento a scacchi. Quindi sono loro, sono i massoni nella chiesa, i dottori del tempio tornati sulla terra. E si concentrano e si concentrano, sono concentrati soprattutto in Vaticano. Adesso il Vaticano che è stato chiamato Il Tempio che è stato costruito sopra la nostra capitale a Roma, sarà distrutto a causa dell'invasione degli estremisti islamici. Gli aztechi avevano costruito il tempio sulla loro capitale che poi è stato distrutto a causa dell'invasione degli spagnoli. Vedete come la storia si ripete. Dopo la Madonna è apparsa nel 1531, quindi dopo le sofferenze degli Aztechi, dopo le sofferenze degli Aztechi la Madonna è apparsa nel 1531, a Juan Diego, e ha chiesto la costruzione di un tempio della misericordia, non aveva chiesto la costruzione di una chiesa, aveva chiesto la costruzione di un tempio della misericordia. Infatti, se guardate i documentari su Guadalupe, aveva chiesto questo proprio perché i Maya e gli Aztechi, nella loro cultura, costruivano dei templi. Quindi la Madonna ha chiesto di costruire un tempio della misericordia, naturalmente perché dopo tutte quelle sofferenze che avevano sopportato gli aztechi, ha chiesto la costruzione di un tempio della misericordia. Adesso, nel presente, la Madonna a Roma, nella nostra capitale, dove è costruito il tempio, cioè il Vaticano che fra un po' sarà distrutto, adesso la Madonna proprio sulla nostra capitale ha chiesto di costruire un tempio della misericordia. Vediamo questo video. E un giorno il Signore mi ha fatto vedere una struttura, questo luogo... E rappresentava questa, questa grandissima facciata con Gesù Pantocratore. La Bibbia era il portone d'ingresso. Sono entrata in questo luogo con una traslazione e accanto a me la presenza di qualcuno che mi guidava. Io vi posso garantire che quello che vidi all'interno era qualcosa di molto grande, molto spazioso, che dava un po' l'idea di un anfiteatro al chiuso dove. C'era un palco, tante, tante persone sarebbero state lì nella possibilità di essere accolti perché ed era appunto a mo' di teatro. All'interno di questa struttura andando avanti vi erano dei grandi magazzini dove all'interno c'erano gli scaffali, sopra questi scaffali visibili erano le varie taglie di vari indumenti, quindi dalla S, M, L, XL. Quindi ho capito che erano come delle scorte, così accanto c'era un magazzino per gli alimenti a lunga conservazione e accanto ancora il terzo, dove c'erano tutte situazioni che servono per coprirsi, quindi coperte, lenzuola, asciugamani, eh, sacchi a pelo, eccetera, eccetera. Su tutta l'ala sinistra invece vi era una grande mensa con tantissimi. Tavoli molto semplici, una cucina a vista, e io capì che questa era una struttura che il Signore voleva che si costruisse per Lui. Dove? Non era compreso, non mi è stato detto. In un'altra traslazione fui portata come su un elicottero dove dall'alto si vedeva un grande cuore illuminato come un LED con tutti i raggi che sorvolando Roma si sarebbe visto da qualsiasi parte. Continuando questo. Questo puzzle che si è man mano messo uno dopo l'altro, questi tasselli venivano messi uno dopo l'altro, io compresi l'importanza di prendere qualcuno che potesse subito mettere, mettersi all'opera per disegnare quello che io avevo visto. Questa persona, un architetto, una donna, ha capito subito l'importanza di questo progetto e ha fatto subito dei disegni. Nel mentre lei disegnava, il Signore mi dice la chiave: della vostra salvezza e il mio cuore misericordioso lei senza saper nulla di questo messaggio fece un disegno in planimetria dall'alto che aveva la forma di una toppa di una chiave io le raccontai questa cosa ci fu una commozione all'unisono ovviamente perché non potevamo mai immaginare come lo spirito santo agisse contemporaneamente in due persone in simbiosi Cosa facemmo immediatamente? Prendemmo subito una mappa dal satellite e ci accorgemmo che questo luogo dall'alto è a forma di cuore. Tutto combaciava, tutto era vicino a lei, tutto dovrebbe essere realizzato all'interno. Che cos'era questo luogo? Mi è stato detto successivamente: il luogo che il Signore vuole che si costruisca in questa città santa è il Tempio della Misericordia. Perché? La chiave della nostra salvezza è il suo cuore misericordioso che noi riusciremo a vedere anche dall'alto sorvolando Roma. Gli aztechi erano stati distrutti, invasi distrutti. La capitale degli aztechi era stata distrutta. Poi, dopo, dopo le sofferenze, dieci anni dopo queste sofferenze, la Madonna è apparsa a Juan Diego che ha chiesto la costruzione del Tempio della Misericordia. Adesso a Roma, alla nostra capitale, alla nostra capitale al quartiere EUR, anche questo è importante, al Eur, la Madonna ha chiesto di costruire un Tempio della Misericordia. Quindi a mio parere ma posso sbagliarmi naturalmente. A mio parere il Tempio della Misericordia sarà costruito dopo che Roma subirà questi pesanti attacchi dagli estremisti islamici, dopo che Roma sarà attaccata. A mio parere, mi posso sbagliare. Poi Tenochtitlan era stata distrutta, rasa al suolo, sulle macerie... Di Tenochtitlan distrutta hanno costruito una nuova città, Città del Messico. Quindi, quando verrà distrutta Roma, sulle macerie di Roma sarà costruita una nuova città. Infatti, infatti c'è la profezia della terza Roma, che voi trovate su internet tranquillamente, che parla della prima Roma dei Cesari. Poi la seconda Roma è la Roma dei papi e dopo c'è la terza Roma. Infatti vi ho detto che il Vaticano sarà attaccato e distrutto, quindi non ci saranno più papi. Quindi la seconda Roma dei papi sta finendo e fra un po' arriverà una terza Roma. E guarda l'altra coincidenza, guarda il caso. Al quartiere, Eur, al quartiere Eur, dove Tina ci ha detto che sarà costruito il tempio della misericordia, al quartiere Eur, cioè, è stato costruito il palazzo degli uffici, al quartiere Eur, sopra questo palazzo hanno riportato una frase che avevano estratto da un discorso di Benito Mussolini, e che cosa c'è scritto? La terza Roma la terza Roma si dilaterà sopra altri colli lungo le rive del fiume Sacro sino alle spiagge del Tirreno. Quindi, tutte queste coincidenze, combinazioni, ci fanno capire che sarà costruita una terza Roma, ma ci fanno anche capire che il quartiere Eur sarà il centro di potere principale di questa terza Roma che sta arrivando. Carbonia 2021. La capitale sta per essere assediata. Roma è finita. Piangerete, urlerete il vostro dolore, ma sarà vano come vana è stata la mia voce su di voi. Rinverdirò l'Italia in me, la farò nuova. Essa sarà nella bellezza del suo re, il suo imperatore, il Dio vivente. Seppellirò ogni sporcizia, ogni maledizione. Svanirà e Roma nuova... Roma Nuova risplenderà. 2009, sempre Carbonia: la Gerusalemme celeste è per unirsi alla Gerusalemme in terra, la città nuova che Cristo costruisce per il suo nuovo popolo. Esattamente. Quindi adesso sarà att attaccata Roma, assediata, fatta a pezzi. E Dopo nascerà la terza Roma. La terza Roma corrisponde alla nuova Gerusalemme terrena, perché ve l'ho detto anche in altri incontri, cioè Gesù prima di morire in croce aveva detto perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gli Israeliti però erano stati istruiti dai profeti come Elia e Daniele sulla prima venuta di Gesù, sulla seconda venuta di Gesù. Quindi davanti a Gesù in croce sapevano quello che stavano facendo, eppure nonostante tutto hanno detto mettetelo in croce. Quindi sapevano bene quello che stavano facendo. Invece i romani non sapevano quello che stavano facendo perché non erano stati istruiti dai profeti come Daniele ed Elia. Quindi Gesù ha perdonato i romani in quel momento quando ha detto perdona loro perché non sanno quello che fanno, ha perdonato i romani e ha trasferito spiritualmente la Gerusalemme a Roma. Infatti guarda il caso, gli apostoli Pietro e Paolo hanno concluso la loro missione e sono morti come martiri dove? A Roma. Quindi adesso Roma... La terza, la terza Roma è la nuova Gerusalemme terrena che si incontrerà con la Gerusalemme celeste. E vi ho detto prima che re Davide è qui tornato sulla terra. Guardiamo le vite parallele, le vite parallele: cioè re Davide aveva fondato Gerusalemme. Quindi il Re Davide di oggi si farà vedere sicuramente nella terza Roma che è la nuova Gerusalemme. E vi ho detto che il quartiere Eur è il punto principale, sarà il punto principale di potere della terza Roma. Quindi al quartiere Eur ci potrebbero essere dei simboli che si connettono a Re Davide. Vediamo. Infatti il Tempio della Misericordia sarà costruito al quartiere Euro sopra un campo a forma di cuore. Il cuore che cos'è? È un triangolo. Il simbolo di Re Davide è l'unione di due cuori, di due triangoli. Quando noi facciamo la comunione eucaristica riceviamo il cuore di Gesù. Infatti nei miracoli eucaristici l'ostia si è trasformata in carne, hanno analizzato questo pezzo di carne, questa carne era muscolo del miocardio, cioè cuore. Quindi nella comunione eucaristica Gesù ci dà, viene a darci il suo cuore, ci nutre con lo Spirito Santo e il suo cuore entra nel nostro cuore, si unisce al nostro cuore. Quindi con la comunione eucaristica c'è... Un'unione di due cuori, di due triangoli. Il simbolo di Re Davide è l'unione di due triangoli. Il triangolo verso l'alto indica l'uomo che ascende, l'uomo divinizzato, grazie alla potenza dello Spirito Santo che entra in lui. Il triangolo che punta verso il basso... Il triangolo che punta verso il basso indica Dio, lo Spirito Santo, che scende nell'uomo per divinizzarlo. Quindi il simbolo di Re Davide indica l'uomo divinizzato, indica la perfetta alleanza con Dio. Infatti Re Davide in battaglia aveva rischiato la vita centinaia di volte e non era mai morto perché Dio era alleato con Dio. 2 Samuele 7. Fisserò un luogo a Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché abiti in casa sua e non sia più agitato, e gli iniqui non lo opprimano come in passato. E gli darò riposo liberandolo da tutti i suoi nemici. Te poi il Signore farà grande, poiché una casa, una casa farà a te il Signore. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Nathan parlò a Davide con tutte queste parole. Geremia 31. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Però la mia legge dentro di loro... La scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ezechiele 37, un solo re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli né saranno più divisi in due regni. Il mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà un unico pastore per tutti. Seguiranno le mie norme, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Il mio servo Davide sarà il loro re per sempre. Dio aveva promesso a Re Davide la costruzione di un tempio e di un regno che rimarranno per sempre stabili di fronte a Dio. In conseguenza, Re Davide ha progettato la costruzione di una casa, cioè un tempio. Infatti dopo il figlio di Re Davide, cioè Re Samuele, ha costruito questo tempio a Gerusalemme sulla capitale. Però il tempio è stato distrutto, il regno non è rimasto in piedi perché gli israeliti sono sempre stati perseguitati nell'arco della storia. Proprio perché questa promessa che aveva fatto Dio a Re Davide non era rivolta al passato, a 3.000 anni fa, ma è rivolta al presente. Adesso, infatti, la, il Tempio della Misericordia, che sarà costruito sul quartiere Eur, sulla terza Roma, che è la nuova Gerusalemme, sarà costruito lì e sarà costruito sopra a un campo a forma di cuore. E infatti in Geremia 31 è scritto che... Nella casa che è la casa di Davide, Dio porrà la sua legge dentro il cuore degli eletti. E in Ezechiele è scritto che nel regno di Davide tutti metteranno in pratica la legge di Dio perché sarà impressa nel loro cuore e il Tempio della Misericordia è costruito sopra questo campo a forma di cuore. Quindi il Tempio della Misericordia è la casa che Dio aveva promesso a re Davide. 3000 anni fa. Carbonia, questo è un messaggio del 2007, quindi 15 anni fa. 16 anni fa. Nel cuore di Roma nascerà nuova una casa. Sarà quella dell'amore infinito. Quindi Qui parla della casa, la casa di Davide, che deve essere costruita sopra Roma e sul cuore. Infatti il Tempio della Misericordia sarà costruito sopra Roma, al quartiere Eur, sopra un campo a forma di cuore. Il Tempio della Misericordia è la casa di Davide, ci siamo. Poi il Tempio della Misericordia sarà costruito sopra il quartiere Eur e il quartiere Eur è un pentagono. Il pentagono è simbolo di battaglia. Infatti il simbolo dell'esercito americano, dell'esercito più potente al mondo, è un pentagono. Carbogna 2012. Preparatevi a combattere la battaglia contro Satana, a combattere. O uomini, mettendo Gesù nel vostro cuore, nel vostro cuore e ripulitevi eh, e ripulendovi da ogni esporzista di peccato. Venite pure allo scontro finale pieni di Gesù e Gesù vi renderà in lui vittoriosi. Lo Spirito Santo ora io vi manderò e tutti voi sarete in me, che avrete il cuore aperto all'amore. Ecco che sarete rinnovati. 2015. Soffierà forte lo Spirito Santo sui miei eletti. Io li prenderò in me e saranno in me trasformati, e nella mia luce si presenteranno nuovi al mio popolo. Entreranno nella missione che io comanderò loro per recuperare i superstiti, e nel loro andare benediranno, guariranno ed esorcizzeranno nel mio santo nome. Giaccarei, Brasile, 2017: Se vivete per me e con me allora anche voi diventerete parte di questa nuova umanità ricreata, nuova umanità ricreata. Se voi vivete in Dio, nell'amore come io ho vissuto, Dio vivrà in voi. Dio vivrà in voi, quindi parla sempre del regno di Davide. E voi sarete elevati e trasformati ad immagine perfetta e somiglianza di Dio. Sarete divinizzati, cioè Dio vivrà nei vostri cuori. E voi vivrete nel Signore. Come vi ho detto prima, il simbolo di Re Davide indica l'umanità divinizzata, cioè Dio entra nell'uomo e lo divinizza. Quindi il simbolo di Re Davide indica l'alleanza tra uomo e Dio. Adesso qui ha parlato di Dio. Che toccherà il cuore degli eletti. Quindi il cuore e già ci ricorda il Tempio della Misericordia alla casa di Davide. Dio toccherà il cuore degli eletti con lo Spirito Santo. Gli eletti saranno potenziati grazie allo Spirito Santo ed entreranno in battaglia contro le forze del male. Saranno potenziati, quindi cosa faranno? Scacceranno i demoni? Guariranno i malati, risorgeranno i morti, leggeranno nel pensiero delle persone guariranno gli storpi, gli muti, gli zoppi, faranno tutto quello che faceva Gesù. Quindi la costruzione del Tempio della Misericordia con questo cuore, su questo cuore, questa casa di Davide, indica l'inizio di un parto, di una nuova umanità potenziata, trasfigurata, elevata, forte. Chiaro? Io prima vi ho detto che Guadalupe non si è ancora compiuta. Vediamo ancora l'immagine di Guadalupe che porta il fiocco allo stomaco, che indica la gravidanza, il parto di una nuova umanità. Ma questo fiocco è legato sopra a una tunica rosa. Cosa vuol dire? Carbonia 2011. Oggi il cielo si tingerà di rosa, l'aurora boreale sarà su tutta la terra. Mettetevi in condizioni di essere trasformati per il passaggio all'era nuova. 2012. Presto il cielo si tingerà di rosa e lo Spirito Santo, Santo discenderà su tutti gli uomini che avranno aperto il loro cuore salta sempre fuori il cuore, a ricevere lo Spirito Santo amore. Il cielo diventa rosa quando c'è l'aurora che anticipa l'alba. Quindi appena si affacciano i primi raggi solari, la luce del sole, nella nostra atmosfera, vediamo un colore rosa, un colorito rosa. Quindi cosa vuol dire il fiocco della Madonna di Guadalupe legato allo stomaco sopra a questa tunica rosa? Vuol dire che la Madonna ha annunciato la nascita di una nuova umanità potenziata da una nuova luce, dallo Spirito Santo. Quindi la profezia di Guadalupe si sta compiendo. Poi la Madonna è inserita in una mandorla. La mandorla è la forma dell'organo genitale femminile e quindi la creazione di un nuovo essere umano e dentro la mandorla ci sono dei raggi di luce, quindi ha proprio indicato la nascita di una nuova umanità potenziata dalla luce. Poi la Madonna porta sul manto delle stelle, ci sono delle stelle e sotto i suoi piedi c'è uno spicchio di luna. Il simbolo dell'Islam... Cos'è? È una stella con lo spicchio di luna. E infatti anche la ferocia dell'Islam sarà uno strumento che purificherà l'umanità e quindi anche la ferocia dell'Islam contribuirà nel suo male a far, a far nascere una nuova umanità. Cercate di capire e non scandalizzatevi per quello che dico. Poi... Questa immagine blu è il teatro che sarà costruito sopra il Tempio della Misericordia ed è a forma di toppa di chiave. Questo qua in mezzo è il Pozzo di Santa Cristina che è un tempio dedicato alla Luna e si trova in Sardegna. E guardandolo dall'alto ha una struttura che è a forma di toppa di chiave proprio perché la toppa di chiave è il simbolo che indica il tempio lunare. Quindi anche il tempio della misericordia che sarà costruito a Roma è un tempio lunare. Carbonia 2023. La luna è per tingersi di rosso sangue, le città saranno preda dei malvagi. Per le vie della terra il sangue scorrerà a fiumi. Luz de Maria 2022. Continuate a stare attenti, figli miei: la Luna si mostrerà insanguinata, prevedendo il dolore dei miei. Profezia di Rasputin, inizia anni 900. Nella notte dell'uomo bruciato il sangue scorrerà a fiumi nella Roma dei papi, che sarebbe la seconda Roma, e dai lestofanti. In questa notte di sangue e di magia le stelle cambieranno luce. Quelli che indossavano l'abito della delinquenza indosseranno l'abito della giustizia e quelli che erano giusti diventeranno ingiusti. E quando sorgerà la luce del nuovo giorno le fontane di Roma... Saranno piene di sangue umano. Roma purificata non sarà più Roma. Quindi la Luna, il segno con questa Luna rossa in arrivo, indica la fine della Roma dei Papi, della seconda Roma: una Roma che verserà talmente tanto sangue che diventerà rossa come quella luna che vedremo in cielo. Questo segno poi con la Luna rossa indica. L'avvento della Terza Roma indica l'inizio di una purificazione estrema, fortissima, indica l'inizio di un parto dolorosissimo di una nuova umanità e nel mezzo dei dolori di questo parto i cristiani saranno perseguitati in un modo estremo dalle forze anticristiche in generale, ma ci saranno gli apostoli dei vecchi tempi tornati sulla terra insieme all'angelo della pace, insieme al re Davide, che potenziati guideranno i cristiani in questi tempi tremendi, agghiaccianti. Poi dopo ci sarà il parto di una nuova umanità. Quindi la storia degli aztechi adesso si ripete con grande precisione sopra l'Europa, sopra Roma, sopra gli europei. Con un'unica differenza, che dopo la sofferenza che hanno subito gli aztechi c'è stato il parto di una nuova umanità meticcia tra spagnoli e aztechi. Invece adesso, dopo tutte queste sofferenze che subiremo noi, ci sarà il parto di una nuova umanità potenziata, compenetrata dalla luce dallo Spirito Santo che non cadrà mai più in guerra perché ci sarà questo regno di pace quindi cari amici questo deve succedere dovete, pre dovete essere preparati a questo e eh, ci sono troppi mostri in questo mondo deve, deve arrivare questa purificazione non ci andiamo avanti così e poi purtroppo devo dire che anche nel mondo dei mariani c'è un po' troppa cattiveria, eh? divisione, gelosie, puntare il dito. Non stiamo andando assolutamente bene. E parlo in generale, eh, non a voi. Cioè, è un discorso molto generico. Quindi le sofferenze stanno arrivando. Anche oggi ho toccato degli argomenti nuovi: l'angelo della pace. Ho parlato della terza Roma, degli immortali ritornati sulla terra come non avevo mai fatto in passato. Quindi. Alle persone che vedranno questo video da YouTube chiedo la diffusione massima e chiedo anche la traduzione di questo video in varie lingue, perché tutto il mondo deve sapere quello che sta succedendo. Ok? Ho detto tutto, cari amici, grazie mille. Grazie. Grazie davvero.